46. Sentito anche l'INAIL e le competenti direzioni del Ministero del Lavoro, si rappresenta che è in itinere l'attività istruttoria condotta unitamente ad altre amministrazioni per la migliore definizione del decreto attuativo per l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi GPL installati in Italia. Allo Stato, per quanto concerne le verifiche di integrità decennale dei serbatoi per GPL interrati di capacità non superiore a 13 metri cubi, tra le attività istituzionali dell'INAIL finalizzate a garantire ed implementare la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, rientra la gestione della procedura con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, EA. Tale metodologia delle EA, tecnica di indagine e controllo di tipo non distruttivo e non invasivo, che non richiede lo sterramento dei serbatoi, è una procedura volontaria ed alternativa ai controlli previsti dalla normativa vigente. L'esito delle verifiche effettuate dagli organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare con tale metodologia sono censite nella banca dati delle prove di emissione acustica di INAIL. Alla data del 30 giugno 2022 risultano censiti nella banca dati EA 647.762 serbatoi riqualificati, 51.475 dei quali riqualificati almeno due volte a seguito della scadenza del decennio. Per completezza si precisa che dal 2020 l'articolo 64 del decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 ha previsto l'utilizzo di una tecnica basata sull'EA anche per le verifiche di integrità dei serbatoi per GPL interrati, coperti o fondati e fuori terra di capacità superiore a 13 metri. Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che l'istruttoria tecnica presenta indubbiamente profili di complessità. È stato già costituito un gruppo di lavoro, tenuto conto del particolare tecnicismo che richiede la stesura del decreto. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di INAIL, MISE e MEF. Nel corso degli incontri è emersa la necessità di un coinvolgimento anche dei vigili del fuoco e dell'agenzia medioregionale. È già stata predisposta dalla direzione una prima bozza di decreto che potrà essere completata all'esito del reperimento dei dati riferibili all'installazione dei GPL su tutto il territorio nazionale, come richiesto dalla norma. Quindi il lavoro istruttorio è in fase avanzata, anche se non è possibile definire una precisa tempistica per l'adozione del provvedimento. Grazie Presidente, ringrazio anche il Sottosegretario della quale ho fiducia perché nella sua vita politica ed istituzionale si occupa anche di giustizia con motivazioni culturali personali. E questo mi fa prendere sul serio non solo la lettura del documento di risposta ma anche il suo coinvolgimento. Detto questo, sono soddisfatto nella parte relativa all'annuncio, all'evidenza che si sta lavorando. Sono preoccupato quando viene riferito che non si può stabilire la data entro la quale far partire questa anagrafe. Colleghi, mi riferisco anche alla persona giuridica di questa commissione. La norma innovata con mio emendamento, poi versata all'interno della legge numero 146, è una norma che fa obbligo di stabilire un'anagrafe dei serbatoi da interro. Sono serbatoi che non contengono la Nutella o il latte delle nostre mucche di montagna, ma sono serbatoi che contengono materiale infiammabile e in quanto infiammabile capace di distruggere. È accaduto ripetutamente, con una frequenza che sembra quasi controllata da Santa Barbara, che ogni 4-5 mesi esploda un serbatoio. I serbatoi hanno una vita tecnica, come le autostrade, i ponti, i viadotti. Noi non sappiamo la condizione della vita tecnica di circa 1.600.000 serbatoi nel sottosuolo. Non abbiamo chiesto di rivedere le modalità di realizzazione e di interramento perché c'è una pressione da parte di lobby, a volte legittime, a volte illegittime. C'è una pressione da parte di portatori di interessi che frequentano anche il Parlamento, per cui le norme sulla realizzazione per adesso non le tocchiamo. Abbiamo posto una questione di civiltà, di igiene e di civiltà. Quanti sono? Possibile saperlo? Tant'è che Palazzo Chigi, davanti a questa intrapresa, mi ha detto assolutamente hai ragione. E nel mentre affermiamo che serve un'anagrafe dei serbatoi, dovremo dotarci in Italia, primi in Europa, di un piano regolatore del sottosuolo. Che cosa c'è nel sottosuolo italiano?
che può esplodere, perché servirà anche alla vita delle città per renderla ordinata. Allora io mi chiedo e mi rivolgo al sottosegretario delegato, della quale, come ho già detto, ho fiducia del ministro Orlando, ho fiducia dei vertici di struttura tecnica di quel ministero, del capo del legislativo, perché in questi ministeri serve estraneità per portare a termine i compiti. Chi è troppo interna corporis non è libero di fare attività di igiene di questo tipo. Allora la prego di monitorare in maniera tale che quelle riunioni del tavolo tecnico arrivino ad una certa data a conclusione. Sono contento del coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane, dove per esempio c'è un direttore generale, il direttore generale che è libero ed estraneo, liberato ed estraneo. Non ho questo giudizio sull'insieme delle articolazioni sottostanti risalenti, perché le frequentazioni, le coabitazioni, le prossimità a volte mi fanno pensare che sono ambienti o ambientazioni capaci di conservare il preesistente. E molte volte nella preesistenza ci sono state le esplosioni. Ravanusa non era un serbatoio, era una condotta, ma se si fosse verificata quella condotta, Pineto, Venafro, Roma e poi altre realizzazioni coincidenti con la forma dei serbatoi. Io dico che il sottosuolo italiano non deve più riservarci sorprese distruttive. È bello ricercarlo sul piano archeologico, ma non dal punto di vista della coabitazione con punti di rischio e di esplosione. Io continuerò a monitorare, mi aiuterò anche con il sottosegretario, mi aiuterò con il vertice attuale dei Vigili del Fuoco, del quale ho fiducia, del vertice attuale dei Vigili del Fuoco. Mi aiuterò con coloro i quali anche all'INAIL hanno il coraggio di non farsi vincere dalle attività del passato. Guarda che hanno detto